Proprio ieri Microsoft ha lanciato l'ennesimo annuncio bomba, che non potrà non fare felici i possessori di Xbox. Infatti Red Dead Redemption 2 entrerà a far parte del catalogo del Game Pass a partire dal 7 maggio. È una notizia abbastanza inaspettata, ma si incastra perfettamente all'interno della strategia comunicativa di Microsoft adottata negli ultimi anni. La casa di Redmond ha parecchio terreno da recuperare rispetto alla concorrenza, ma è innegabile che dopo parecchi errori commessi, ora come ora, la sua console non abbia nulla da invidiare a un brand molto più forte come quello di PlayStation. E se Xbox One si accinge a chiudere dignitosamente il suo ciclo vitale, cadendo sconfitta ma in piedi, e Series X si appresta a debuttare nel migliore dei modi possibili, gran parte di questi ottimi risultati li dobbiamo al Game Pass, il vero fiore all'occhiello dell'ecosistema Xbox. In questo video quindi vorrei cercare di spiegarvi perché, secondo me, il Game Pass ha rivoluzionato a modo suo il mercato dei videogiochi e presenta un'idea di gaming che va incontro a un vastissimo pubblico che purtroppo però non è a conoscenza della sua offerta. Io sono il Poro Michele e se il video vi piace, mi raccomando, lasciate un like e iscrivetevi al canale se siete nuovi. Iniziamo! Lanciato nel 2017, il Game Pass si è subito imposto come il Netflix dei videogiochi. Pagando una piccola quota mensile, infatti, gli abbonati hanno accesso a un ampio catalogo di titoli, tutti scaricabili a piacimento sul proprio hard disk e utilizzabili finché l'iscrizione è attiva. Insomma, sulla carta non è un concetto rivoluzionario e sul mercato ad oggi ci sono dei competitor, come PS Now e Google Stadia, in grado di offrire la stessa tipologia di servizio, anche se con le dovute differenze. Innanzitutto Sony e Google si affidano principalmente al gioco in streaming, soluzione che sebbene sia il probabile futuro verso il quale si muoverà il mercato, si è dimostrata ancora acerba e difficilmente sfruttabile dagli utenti finali. In questo Microsoft ha saputo gestire meglio le risorse e ha preparato gradualmente la sua utenza alla progressiva smaterializzazione del supporto fisico. Presto infatti esordirà ufficialmente anche in Europa Project xCloud, che si focalizzerà proprio sul gioco in streaming, andandosi ad integrare con l'offerta del Game Pass. Facendo così, Phil Spencer e soci hanno evitato le difficoltà in cui sono incappate le altre due aziende. Un lancio confusionario e frettoloso per Stadia, che non ha saputo mantenere le promesse fatte in fase di presentazione. Lo streaming di Google infatti non solo ha molte più limitazioni e problemi tecnici di quanto previsto, ma inoltre ha un costo di entrata considerevole, composto da hardware, abbonamento mensile per la versione Pro e prezzo dei singoli titoli. Sony invece col suo Now ha già le idee più chiare, ma anche qui, proprio come per la Next Gen, sembra qualche passo indietro rispetto a Microsoft. Il catalogo non è dei più esaltanti, sebbene potenzialmente potrebbe farsi forte di 4 generazioni di esclusive di un certo livello, e lo streaming presenta dei limiti fisiologici non ignorabili. Il Game Pass di Microsoft è un'operazione molto più a fuoco in ogni suo aspetto. Partiamo dal prezzo competitivo, prendendo come esempio i prezzi di listino non scontati. Sebbene l'iscrizione mensile abbia lo stesso costo del Now, 9,99 al mese, è con la versione Ultimate che sia il vero salto di qualità. Con questa infatti avremo a disposizione tutti i vantaggi del Game Pass, uniti alla possibilità di usufruire del servizio anche su PC, con un catalogo leggermente diverso, e incluso anche l'abbonamento al Gold, il corrispettivo del PlayStation Plus, necessario per usufruire delle funzionalità online della maggior parte dei titoli presenti sulla console. Insomma, a 12,99 al mese si ha un pacchetto veramente completo, e nulla vieta a Microsoft in futuro di aggiungere al bundle anche il supporto a xCloud, evitando così la frammentazione dei vari servizi offerti e racchiudendoli all'insegna di un unico pagamento mensile. Ma poracci, limitiamoci ora anche solo all'offerta base e passiamo in rassegna il catalogo attuale. Noterete subito che tra il centinaio di titoli proposti c'è veramente di tutto. Si spazia tra un'infinità di generi, ma soprattutto tipologie di produzione. Per iniziare abbiamo gli indie a basso budget, quei titoli che avremmo sempre voluto provare ma che non ci hanno mai convinto a investire una ventina di euro. Poi ci sono i porting degli arcade e il retro gaming, perfetti per delle partite volanti senza la necessità di acquistare un software che utilizzeremo a tempo perso. A seguire i titoli multipiattaforma AAA, tra i più importanti e venduti degli ultimi anni. Giochi come Wolfenstein, eFootball PES 2020, GTA 5 e il prossimo Red Dead Redemption 2. E per finire tutte le esclusive Microsoft disponibili nel pass a partire dal giorno della loro uscita. Esatto, non c'è bisogno di aspettare. Di solito i publisher aspettano qualche mese o anche più dall'uscita delle loro produzioni per renderle disponibili all'interno dei sistemi in abbonamento. Giustamente per non andare a intaccare le vendite in digitale e quelle fisiche nei negozi. Microsoft invece premia la sua utenza e serie come Halo, Gears of War e Forza possono essere giocate immediatamente.
Capite che potenzialmente, grazie a un'offerta variegata e molto attuale, il pass potrebbe anche essere l'unico acquisto da fare su Xbox, grazie a una proposta ludica in grado di accontentare tutti i tipi di giocatori. E poi non sottovalutate l'impegno di Microsoft nel voler creare un ecosistema che garantisca continuità tra le sue piattaforme. Il Game Pass sarà il vero ponte di unione tra le generazioni di console, il PC gaming e lo streaming on demand, ed è chiaro quanto il team di Phil Spencer stia puntando, piuttosto che sull'hardware, alla fidelizzazione dell'utenza attraverso il Game Pass. Ed è per questo che si continua ad investire su Xbox One e Xbox One X, di cui è garantito il supporto per altri 2 anni, nonostante l'imminente arrivo di Series X. Tolti gli evidenti pregi, c'è almeno un difetto e una categoria di giocatori a cui tutto questo potrebbe far storcere il naso. Il difetto è che l'accessibilità ai giochi è legata alla presenza all'interno del catalogo e non solo alla validità dell'abbonamento. Ad esempio, ora che Red Dead Redemption 2 prenderà il posto di GTA 5, il secondo non sarà più utilizzabile, anche se la nostra iscrizione sarà ancora attiva. Questo significa che i titoli sono a tempo, nonostante siano scaricati sulle nostre console, diversamente da quanto accade con servizi come il Plus e il Gold. Capite bene quindi che c'è una categoria di giocatori che difficilmente potrà accettare non solo l'abbonamento al digitale, ma anche la limitazione temporale della libreria, i collezionisti. Scordatevi insomma di legarvi fisicamente alle avventure che vivrete pad alla mano. Giocherete sì tantissimi titoli, ma ne acquisterete soltanto il diritto all'utilizzo per un limitato periodo di tempo. È un terreno scivoloso che lascia parecchie perplessità anche a me, e mette tutto in mano alla gestione di Microsoft, che per ora si è dimostrata virtuosa, ma non è detto che il futuro sarà sempre così roseo. Per ora però è impossibile non lodare l'operato dell'azienda americana, ed il Game Pass è un servizio che a mio avviso meriterebbe molto più riconoscimento da parte del pubblico. Nel mentre che aspettiamo l'arrivo di Red Dead Redemption 2, che potrò finalmente godermi senza paura di far fondere la mia PS4 base, vi chiedo: che ne pensate voi del Netflix dei videogiochi? Vi aspetto nei commenti. Io sono il Poro Michele, Poro Pass, ciao!